caratteri diversi, prendo fuoco facilmente. E mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce. La mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Tra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante questo, sai, per sentirci pienamente noi. So che lo vorrai. Auto contro un albero a Rally, coinvolto copilota Elbano. L'incidente alla Ford di Calzolari Scalabrini. Il navigatore non è grave. Una roulotte dall'Elba per una famiglia colpita dal terremoto. Iniziative della pubblica assistenza di Capoliveri. La storia. Volontari in azione per ripulire le strade a Procchio. Hanno raccolto 23 sacchi di rifiuti e un furgone carico di ingombranti. A Secchieto i 300 tentano in Guinness World Record, nel weekend l'immersione notturna più numerosa al mondo. Il programma. Ben ritrovati cari telespettatori all'appuntamento quotidiano con l'informazione, con le notizie del nostro telegiornale. Oggi è il 16 settembre e non potevamo non dedicare la nostra prima pagina a quello che accadde 73 anni fa, il bombardamento di Portoferraio. Oggi nella sede dell'amministrazione comunale a Palazzo della Biscotteria a Portoferraio c'è stata una rievocazione e noi siamo andati a vedere per voi il servizio. ...73 anni fa il bombardamento di Portoferraio. Il 16 settembre 1943 sette aeroplani tedeschi piombarono su Portoferraio e colpirono il centro della città con bombe da una tonnellata. In poco più di un attimo Portoferraio fu ridotta in macerie con un incalcolabile numero di morti, feriti e mutilati. Le vittime potrebbero essere più di 100, un numero mai definitivamente accertato dai bollettini di guerra. Questa mattina l'amministrazione comunale, nell'anniversario del bombardamento, ha ricordato tutti coloro che perirono in quel tragico evento. Ricordare chi è caduto in occasione di questo tragico evento, di questo bombardamento del 16 settembre di 73 anni fa, è il minimo che il comune poteva fare per ricordare i suoi concittadini. La commemorazione è iniziata presso la sala consiliare del Palazzo Municipale alla presenza delle forze dell'ordine, delle associazioni di arma, delle scuole e di molti cittadini. La cerimonia è iniziata con il ricordo dell'evento attraverso filmati, fotografie e relativa ricostruzione dei fatti alla luce di nuovi documenti. La presentazione è stata curata dall'associazione Elba Fortificata. Elba Fortificata ha un ottimo rapporto di collaborazione con il Comune Portoferraio, da un fattivo contributo al recupero della realtà storica sulla base di documenti inoppugnabili, e poi contano molto anche le testimonianze che avevamo messo noi in conto di acquisire e di mettere a disposizione di tutta la cittadinanza, e uno dei prossimi obiettivi è quello di realizzare un documentario sul periodo, perché chi ha vissuto veramente quel periodo dà sicuramente un contributo in più dei dati statistici e cartacei, perché riesce a trasmettere anche quelle emozioni che sviluppano un senso di attenzione e di responsabilità nei confronti di chi
vive in questo contesto. Alle 11.20 poi, nel momento dell'incursione aerea, il suono della sirena, il silenzio fuori ordinanza e poi la deposizione di una corona di alloro sotto la lapide commemorativa posta sulla facciata del municipio. Alla commemorazione hanno partecipato anche gli studenti della scuola media Pascoli a indirizzo musicale e della scuola elementare di San Rocco. Credo che l'elemento più importante di questa giornata sia stata la presenza delle scuole, perché le scuole sono i luoghi dove si formano le coscienze. E la presenza delle autorità, delle istituzioni, fa parte dei protocolli, dei cerimoniali, rientra in un contesto generale, mentre veder partecipare gli studenti è quasi un fatto anomalo e questo mi ha gratificato molto, perché vuol dire che c'è la capacità di trasmettere informazioni, emozioni e soprattutto accrescere la coscienza. La cerimonia si è conclusa con un momento di raccolta e di preghiera nella cappella votiva della Chiesa del Santissimo Sacramento in memoria di tutti i caduti. Se ci sei, c'è troppa luce. La mia anima si espande come musica d'estate. Poi la voglia, sai, mi prende e si accende con i baci tuoi. Tra le mie braccia dormirai. Lo sai, per sentirci pienamente noi, un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando so che lo vorrai. Ed eccoci alla scaletta ordinaria del nostro telegiornale. Ben ritrovati cari telespettatori. In apertura, come avete sentito dai titoli, l'incidente che ha prima spaventato e poi fatto tirare un sospiro di sollievo agli appassionati di rally Elbano. Un incidente abbastanza normale in una corsa automobilistica, ma stavolta uno dei due sfortunati protagonisti era un Elbano, il copilota Simone Scalabrini. Tutto è andato fortunatamente per il meglio, ma vediamo le immagini nel servizio. Un grave incidente si è verificato nella mattinata di venerdì 16 settembre nel corso del Rally Elba Storico. Durante la prova speciale 4, la Due Colli, in corrispondenza della cosiddetta curva del Magnini nella discesa che da Colle Reciso scende verso Portoferraio, l'autovettura numero 12, la Ford Escort dell'equipaggio composto dal pilota sammarinese Giuliano Calzolari e dal co-driver elbano Simone Scalabrini, è uscita di strada andando a sbattere su un albero. Nell'urto violento ad avere la peggio è stato il copilota elbano. Simone Scalabrini infatti è rimasto a lungo immobilizzato nell'abitacolo dell'albero, auto impossibilitato ad uscire. Nel frattempo i soccorsi immediati sul posto hanno portato le prime cure sia a lui che allo stesso pilota. Sono corsi circa 40 minuti per estrarre il navigatore elbano dall'abitacolo con l'intervento dei vigili del fuoco e della squadra di decarcerazione prevista in assistenza alla gara. Per Scalabrini, che è sempre rimasto cosciente, non ci sarebbero fratture evidenti. Si parla al momento del primo soccorso di un trauma alla spalla, all'emitorace destro e al bacino. Tutti sintomi che sono stati verificati all'arrivo presso l'ospedale di Portoferraio. Illeso invece il pilota Giuliano Calzolari.
E adesso torniamo a Portoferraio, torniamo alle cose di tutti i giorni, della politica. Si parla ancora del caso Acquaviva e c'è la risposta dell'amministrazione comunale alle accuse del Partito Democratico sulla vicenda del parcheggio sequestrato dalla Guardia Forestale. Praticamente il comune afferma di non avere alcun titolo in quanto accaduto, ma andiamo a sentire i particolari, le spiegazioni nel servizio. La nota del gruppo consigliare del Partito Democratico sul parcheggio in Acquaviva non è solo inesatta e confusa, ma è il frutto di una politica vergognosa. Non si attengono ai fatti, ma non avendo loro un'idea strategica, non sono funzionali ad alzare polveroni. Così una nota dell'amministrazione comunale di Portoferraio in risposta a quanto dichiarato dal gruppo di opposizione del Partito Democratico Portoferraiese in merito al sequestro del parcheggio in Acquaviva. Nel merito del sequestro probatorio cautelativo ci domandiamo come possono esprimere tante certezze quando nessuno, eccetto i diretti interessati, ha letto le motivazioni degli atti della Guardia Forestale. Comunque, continua la nota del Comune, il gruppo consiliare PD deve sapere che la pulizia del terreno, ora sottoposto a sequestro, è oggetto di una comunicazione ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento regionale forestale di attuazione della legge regionale 39 del 2000, comunicazione che il proprietario ha inviato al competente ufficio regionale. Per sua natura l'intervento non appare oggettivamente assoggettato ad alta tipologia di autorizzazione, e comunque il Comune non ha alcun titolo in questa operazione. Per quanto riguarda invece l'utilizzazione dell'area come parcheggio, il Partito Democratico sa bene che la procedura è stata avviata con un atto di indirizzo della Giunta che la manifestazione di interesse prevedeva che i cittadini depositassero le loro proposte entro l'8 di aprile, che le aree sono state individuate successivamente a far data dal 24 giugno, ovvero in tutt'altro contesto e senza conseguenza logica. Poi, continua la nota del Comune, anche il TAR ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da alcuni privati e da Legambiente, in quanto non sussiste pericolo di mora. Questo è il riassunto della vicenda, dice la nota dell'amministrazione comunale di Portoferraio. Siamo di fronte infatti ad un intervento probatorio fatto da un organo di polizia giudiziaria e non dalla magistratura, ora chiamata a confermarlo o meno. Il Comune puntualizza comunque che l'atto non è stato notificato neanche per conoscenza. Di certo rimane sempre la pochezza dell'intervento del Partito Democratico. Parliamo di sanità adesso perché una nota del sindacato CGL Funzione Pubblica ci dà modo di tornare su un argomento che ci sta a cuore, l'opportunità di avere una base elisoccorso all'Isola d'Elba. Sentiamo. La necessità dell'intervento dei carabinieri per soccorrere una paziente indica che all'Isola d'Elba il diritto alla salute non è universale. Così la funzione pubblica CGL interviene in merito al mancato soccorso di una paziente perché è troppo pesante per l'elisoccorso. L'unico presidio di emergenza all'Elba è l'elisoccorso, non per scelta dei residenti e di chiunque si trovi sull'isola, sottolinea Manuel Anselmi, responsabile funzione pubblica CGL Elba, ma è l'unico mezzo per gestire le emergenze e a costi significativi, con tutte le difficoltà che il servizio incontra, come dimostrato dalle cronache recenti. È evidente l'eventualità che condizioni meteo non adeguate potrebbero bloccare l'attività dell'elisoccorso, ma è possibile legare la propria salute alle condizioni meteo? E inaccettabilmente se ne è aggiunta una nuova. Gli operatori dell'elisoccorso si sono trovati costretti a non soccorrere una paziente perché è troppo pesante. La vita non può dipendere dalla portata dell'elicottero di turno, prosegue Anselmi. L'episodio ci allarma perché sarebbe la dimostrazione che il diritto alla salute non è universale, non è garantito a tutti. Certamente non possiamo mettere in discussione l'operato dell'elisoccorso e in particolare la sicurezza del mezzo, sottolinea Anselmi. Ma certamente, anche rispetto ai costi del servizio, sarebbe opportuno rimarcare la necessità dello stazionamento del mezzo sull'isola e soprattutto di essere dotati di un mezzo che garantisca a tutti in egual misura il diritto alla salute e alla vita. Non solo mezzi idonei, ma anche valutazione dei costi che garantiscano un servizio efficace. A nostro avviso, conclude Anselmi, sarebbe necessario verificare il reale costo annuo dell'elisoccorso e verificare anche quale effettivo risparmio porta al sistema sanitario regionale. E adesso parliamo di volontariato, lo facciamo spesso per applaudire ad azioni che si vanno a sostituire a quello che dovrebbe fare la pubblica amministrazione. Stavolta è successo a Prochio, vediamo le immagini.
hanno raccolto 23 sacchi da 200 litri cada uno e un furgone carico di ingombranti, un gruppo di amici che si sono dati appuntamento alle 6 del mattino del 14 settembre a Procchio. L'attività, svolta dai volontari, si è dislocata dal parcheggio centrale fino alla piazzola panoramica sull'isolotto della Paolina attraverso un'opera sistematica di recupero che è durata 3 ore. È stato recuperato tutto ciò che era presente lungo il bordo della strada, carte, lattine, plastiche e rifiuti. Gli amici ringraziano l'opera di assistenza dell'operatore dell'ESA Valerio Ferrini e degli operai del comune di Marciana, senza la quale la massa di rifiuti recuperata difficilmente sarebbe stata smaltita. Nei prossimi giorni saranno effettuati altri blitz analoghi. Il gruppo dei volontari era formato da Michele Mazzarri, Ciro Marazzo, Claudio Tognoli e Antonio Schiavone. Cambiamo argomento. Si terrà all'Elba il 1 ottobre il convegno Rianimare 2016, un evento che metterà insieme gli esperti di rianimazione di tutta Europa, un evento organizzato dalla Salvamento Academy. Il servizio. Diversamente dallo scorso evento svolto a Catania ed incentrato sulle nuove linee guida della rianimazione cardiopolmonare, l'annuale congresso di Salvamento Academy Rianimare edizione 2016 non sarà monotematico, ma vedrà alternarsi diversi professionisti, medici e non, con uno scopo comune, l'aggiornamento del personale addetto alla formazione e all'emergenza. Avrà luogo il 1 ottobre all'Isola d'Elba, patria della stessa Salvamento Academy, che oggi ha un posto tra le principali agenzie didattiche nazionali di formazione in materia di primo soccorso e salvataggio. Un convegno, quello di Rianimare 2016, decisamente ricco di interessanti contenuti trattati da relatori di alto profilo. Un appuntamento consigliato a tutti coloro che gravitano nell'ambito del soccorso e salvataggio. Per maggiori informazioni e iscrizioni per il convegno che si svolgerà, lo ricordiamo, il 1 ottobre a Portoferraio presso l'Auditorium de l'OGE, è possibile visitare il sito www.rianimare.it. Apriamo la seconda parte del nostro telegiornale con una notizia importante che arriva da Capolivero. È partito stamattina con la prima nave alla volta delle zone terremotate del centro Italia, un convoglio che regalerà una roulotte a una famiglia di una delle zone terremotate. Ma sentiamo i particolari nel servizio. Nella mattinata di venerdì 16 settembre, un mini convoglio della pubblica assistenza di Capoliveri è partito con la prima nave in direzione Cornillo Nuovo, uno dei paesi colpiti dal tremendo terremoto dello scorso 24 agosto. Abbiamo donato, ci raccontano dall'associazione Elbana, una roulotte di 7 metri ad una famiglia conosciuta direttamente dai nostri volontari che erano andati sul posto nei giorni immediatamente seguenti al terribile sisma. Purtroppo la famiglia non vuole abbandonare né la sua vecchia abitazione né gli animali che erano presenti nei terreni circostanti, quali asini, cavalli, maiali e galline. Abbiamo pensato così che questa sistemazione possa essere intanto qualcosa di utile e dignitoso, visto che da quelle parti il freddo dell'autunno è già arrivato, in attesa di qualcosa di migliore. Ci hanno aiutato a realizzare questo viaggio, concludono dalla pubblica assistenza la ditta edile Claudio Monni e il rimessaggio La Cona Nord di Mauro Zedda. E adesso ci spostiamo a Secchieto per annunciarvi un tentativo di ingresso nel Guinness World Record. Sentiamo di cosa si tratta. I 300 è il nome della manifestazione subacquea e solidale che avrà luogo il 16, 17 e 18 settembre 2016 all'Isola d'Elba, organizzata dall'agenzia didattica RIDE Italia, la più grande delle isole dell'arcipelago toscano che già nel 2015 ha visto 173 subacquei brevettati, strappare ai francesi il record mondiale per la catena umana subacquea RIDE Italia, più lunga del mondo, quest'anno ospiterà un'altra impresa da Guinness. Un gruppo ancora più numeroso di sub tenterà di fissare un nuovo primato, realizzare l'immersione notturna con il numero di partecipanti più alto mai registrato fino ad oggi. Uno staff di 30 persone coordinerà le operazioni per il conseguimento di questo esclusivo Guinness World Record. Si partirà sabato 17 settembre alle ore 17 con la suddivisione dei gruppi sulla spiaggia di Secchieto, l'enunciazione delle regole di gara e l'assegnazione del numero identificativo per singolo partecipante. L'immersione notturna avrà luogo subito dopo, alle ore 20. Un drone e diverse telecamere fuori e dentro l'acqua
coadiuveranno i giudici nelle attività di convalida ed omologazione della procedura. Tra i 200 e i 300 subacquei attesi da tutta Italia senza limiti di età. Una grande partecipazione di pubblico per un evento da vivere all'insegna del divertimento, dell'amore per il mare, della convivialità, ma soprattutto della solidarietà. Infatti, Raid Italia ha scelto di devolvere una parte della quota di partecipazione di ogni subacqueo all'associazione, da anni impegnata nella lotta ai tumori del seno, Susan G. Komen Italia. E adesso, come ogni venerdì, lasciamo spazio alla rubrica del tifo organizzato degli amici scoglionati viola. Amici di Telelba, buonasera. Come ogni venerdì ci siamo. Siamo noi gli scoglionati viola al termine del telegiornale dopo la pausa pubblicitaria. Luigi, certo, ci siamo. Ci siamo, siamo noi. Parleremo della partita che la Fiorentina ha giocato ieri con il PAOK di Salonisco. Io ho sempre lo scirocco in bocca. Salonisco, perché, sì, 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 ormai c'è scirocco, piove fuori. Stasera è un po' è così. Particolare, un po' così. Ci siamo, aspettateci 5 minuti dopo. Ci siamo e diremo la nostra. Ciao, a dopo. Non ci sono altre notizie, questa edizione del nostro telegiornale finisce qui. Grazie per la cortese attenzione. Buon proseguimento di serata a tutti voi. Se ci sei, c'è troppa luce. La mia anima si spande come musica d'estate. Poi la voglia, sai, mi prende e si accende con i baci tuoi. Tra le mie braccia dormirai. Lo sai, per sentirci pienamente noi, un'altra vita mi darai, che io non conosco la mia compagna, tu sarai, fino a quando so che lo vorrai.